Eccoci qua, buonasera. Tra poco il nostro telegiornale è una giornata che ha moltissime notizie, è una giornata che però ancora una volta ruota molto attorno a un argomento fondamentalmente, quello della crescita, quella della crescita del nostro paese, ma anche della crescita in qualche maniera, così si dice, così dicono alcuni, impedita o bloccata o rallentata dalle pretese rigoriste dell'Unione Europea. Allora oggi c'è stata un po' una sorta di duello a distanza nelle parole tra il Premier Matteo Renzi e appunto le richieste nella persona di Katainen che arrivano dall'Europa. Renzi ha fatto un viaggio in Puglia, naturalmente ha toccato diversi posti, si è recato a vedere i luoghi dell'alluvione, si è recato a Taranto, è stato anche contestato da alcuni operai, da alcuni ambientalisti e poi la Fiera del Levante di Bari. E da lì è partito il messaggio del Premier all'Europa che dice e che ha detto di fatto sulla crescita stop ai tecnocrati. Ha anche detto Renzi, il nostro è il paese delle eterne riforme, sono 20 anni che parliamo di riforme, ma sostanzialmente non si risolve con le riforme, proprio quelle riforme che anche lui vuole fare. Io vado avanti lo stesso, ha detto Renzi. Naturalmente la crescita, poi dopo lo vedremo nel telegiornale, si porta dietro proprio una di quelle riforme fondamentali per il nostro paese, che è la riforma del lavoro, e vi faremo vedere come di fatto nei numeri, ma lo sapete da soli, sono numeri davvero sconfortanti. Anche per questo oggi Raffaele Bonanni ha detto una cosa molto dura, ha detto basta palloni gonfiati che ci promettono da anni posti di lavoro e che poi non arrivano, annunciando così di fatto una discesa in campo, una discesa in piazza, una mobilitazione del suo sindacato. Quello che vi dicevo nei confronti dell'Europa naturalmente arriva in risposta proprio a quell'Europa più rigorista, lo aveva fatto già e lo ha fatto di fatto il nostro ministro dell'economia, che ha detto bisogna sì fare le riforme, noi le faremo, ma nell'Ecofin sostanzialmente sono tutti d'accordo che bisogna fare la propria parte ma non essere lasciati da soli e che un rilancio deve arrivare con degli investimenti. Insomma, non è possibile che i privati, mettiamola così, ce la possano fare totalmente da soli. Poi naturalmente la politica si porta dietro uno scontro, una fotografia plastica di questi giorni che ruota intorno all'elezione della Consulta, a quei giudici per l'appunto che sta creando qualche difficoltà, si riprenderà lunedì a votare. Catricalà si è ritirato, ha detto io non pensavo che la mia candidatura fosse così divisiva, un'immagine da difendere, quindi mi ritiro, perché attorno al suo nome appunto ci sono state evidentemente delle imboscate dentro Forza Italia, che è un partito molto in fermento in questi ultimi giorni. Dall'altra parte però c'è il Partito Democratico, c'è la candidatura di Luciano Violante, che secondo il Partito Democratico non è in discussione, ma che insomma crea qualche problema ad arrivare in porto. Vedremo appunto che cosa accadrà da lunedì in poi, perché si fanno a questo punto altri nomi. Tantissime altre notizie, magari una su tutte: il Marò, il fuciliere di Marina La Torre, è rientrato questo pomeriggio in Italia. È atterrato a Grottaglie e poi trasferito in tutta privacy nella sua abitazione. È stato fatto rientrare con la promessa di rimandarlo in India tra 4 mesi, il tempo necessario per curarsi e recuperare la sua tranquillità. Il resto ve lo dico dopo la pubblicità. Matteo Renzi inaugura a Bari la Fiera del Levante, dove ammette l'Italia non è ancora ripartita, ma io ho la testa dura e vado avanti. Poi un nuovo affondo del Premier contro la linea rigorista di Bruxelles. L'Europa non sia solo spread o non ha futuro, ha detto Renzi, continuando a invocare i 300 miliardi di investimenti promessi dall'Europa. In precedenza il Premier era stato contestato da operai e ambientalisti a Taranto e Bari. Al vertice Ecofin di Milano il ministro dell'economia Padoan ribadisce che le riforme sono una priorità per l'Italia. Per la crescita serve accelerare sugli investimenti, in particolare nel settore privato, ha spiegato il ministro. Avete un'agenda ambiziosa ma dovete attuarla stando attenti ai conti, ha incalzato nuovamente il nostro paese il super commissario all'economia Katainen, uno dei falchi della linea del rigore nell'Eurozona.
E con la crisi economica crescono le diseguaglianze salariali. Secondo un rapporto della CGIL, lo stipendio netto mensile di un lavoratore italiano è sceso a 1.327 euro, ma 7 milioni di persone guadagnano meno di 1.000 euro, mentre un manager di successo guadagna 250 volte di più. I sindacati si sono mobilitati e anche Bonanni annuncia che la CISL scenderà in piazza ad ottobre. Dopo 9 votazioni e sempre più rebus, la scelta di 2 giudici della Consulta di nomina parlamentare dopo il ritiro della candidatura di Antonio Catricalà, ex presidente dell'antitrust indicato da Berlusconi ma su cui si è spaccata Forza Italia, c'è uno scambio di accuse tra forzisti e Partito Democratico che non arretra sul nome del suo candidato, Luciano Violante. Insomma, alta tensione, lunedì il Parlamento in seduta comune torna a votare. È arrivato nella sua casa a Taranto Massimiliano Latorre, al fuciliere di Marina trattenuto in India con l'altro marò Salvatore Girone, è stato concesso di tornare in Italia per curarsi dall'ischemia che lo ha colpito 2 settimane fa. Latorre dovrà tornare in India fra 4 mesi in attesa di conoscere le decisioni della Corte Suprema. Il nostro impegno è per una soluzione definitiva del caso, ha detto il ministro della Difesa Pinotti. Da Re di Puglia al Sacrario dei Caduti nella Prima Guerra Mondiale, Papa Francesco torna a parlare del terzo conflitto mondiale, che afferma Bergoglio si sta già combattendo ma a pezzi. La guerra è una follia, ha proseguito il Papa, che punta il dito contro i pianificatori del terrore, gli imprenditori delle armi, gli affaristi della guerra. Intanto dai jihadisti dell'ISIS arrivano nuove minacce contro i cristiani in Iraq. E allora di nuovo buonasera dalla Puglia. Il Premier Matteo Renzi parla un po' di tutto, naturalmente a seconda dei temi e soprattutto delle situazioni, e quindi dall'alluvione che ha colpito alcune zone di quella regione alla crisi dell'Ilva di Taranto, ai rischi per la salute, e poi soprattutto dalla fiera del Levante manda il suo messaggio diretto all'Europa. C'è una novità rispetto al passato. Anzi, ce ne sono due. Una è che questo allenatore c'ha la testa dura e va avanti senza mollare di un centimetro. Ma la seconda è che per la prima volta sugli spalti c'è gente che fa il tifo perché la squadra vinca. Matteo Renzi rivendica il consenso e mostra i muscoli, va all'attacco delle rigidità europee e delle resistenze italiane. Non mollo è il messaggio che vuole mandare dalla Fiera del Levante di Bari, al drappello crescente dei critici del governo dentro e fuori i confini. Il Presidente del Consiglio rivendica il primato della politica dopo anni che definisce di ubriacatura tecnocratica. Parla della crisi, la peggiore dal dopoguerra, disoccupazione raddoppiata in pochi anni in Italia, soprattutto per i giovani al sud, mancata ripartenza del paese, con dati che definire devastanti è riduttivo, non addolcisce la pillola Renzi. La ricetta la ripete a partire dall'Europa. L'Europa non sarà soltanto spread e indicatori economici, ma sarà costruzione di un ideale e di civiltà politica. Renzi giura di essere lui la medicina alla riformite, la malattia di promettere da 20 anni riforme senza farle. Snocciola gli impegni, riforme costituzionali, elettorali, pubblica amministrazione, scuola, lavoro, giustizia, su cui non mi interessano i vecchi derby ideologici, assicura. Rivolto all'Europa, che non si fida, e ai falchi del rigore, Renzi non abbassa i toni. Non è l'Europa il luogo dove ci facciamo spiegare cosa vogliamo fare da grandi, rispettiamo il patto del 3%, ma vogliamo il rispetto degli impegni per la crescita. Andiamo in Europa a chiedere conto di questi 300 miliardi di euro. Vogliamo sapere quando li mettono, come, in che forme. Smettiamo di cedere alla cultura del piagnisteo e della rassegnazione. Prima di Bari le tappe a Peschici per visitare le zone alluvionate del Gargano e poi a Taranto tra qualche contestazione di operai ambientalisti. Per parlare di Ilva, questione nazionale, dice il tema del rapporto tra lavoro e salute. Il refrain renziano rimane lo stesso, noi piagnistei stiamo con chi si rimbocca le maniche, non con i professionisti dei convegni. La promessa si rinnova, faremo noi quello che non si è fatto in 20 anni. E però il problema rimane sempre quello, ed è un grande problema, quello della crescita. Di questo hanno parlato ancora una volta all'Ecofin, una crescita che però ha bisogno di investimenti, così come ha ricordato il nostro Ministro dell'Economia, investimenti nel pubblico ma anche nel privato, mentre l'Europa, diciamo così, impersonata dal commissario Katainen, ha ricordato che sì, bisogna fare le riforme, ma soprattutto bisogna attuarle.
Lo spiegava già molto bene l'aggettivo, è un vertice Ecofin, però informale. Dove informale sta volendo per clima rilassato, qualche sorriso al sole di Milano, sfilata di ministri ed Eurobig, con Draghi, buon profeta in patria, la classica foto di gruppo, siparietti, curiosi, come questo stile confessione al falco tedesco del rigore Schäuble. Eppure così rilassato il clima non sembrava, il supercommissario Katainen aveva duellato a distanza con il premier, Renzi, non prendiamo lezioni, il finlandese, noi non siamo maestri, ma interpreti. Poi oggi la mediazione del solito Padoan, ministro dell'economia, tecnico di lungo corso internazionale. Un controllo europeo sulle riforme, ha detto, aprendo spiragli, è utile per tutti. Quella parola però, controllo, farà riflettere. Informale sì, vuol dire molto, ma soprattutto che questo è stato un vertice che, nella sostanza, non cambia nemmeno una virgola. Situazione fotografata alla perfezione dalle parole rese al TG2, non tenere, dal governatore della Banca d'Italia Visco, per il quale l'Italia, dopo l'Ecofin, resta con i suoi problemi. Ma resta sola? La passerella che la tradizione assegna a chi guida il semestre è finita, e più che la virgola oggi sono i puntini sulle i che hanno fatto la differenza. Tutto molto informale, certo, ma l'ex premier finlandese al vertice della filiera decisionale sugli affari economici d'Europa, riferendosi ai paesi che vogliono fare le riforme, quindi il nostro, ci ha tenuto a precisare che se hai le ricette del dottore e hai anche le medicine, ma poi non le prendi, non arrivi da nessuna parte. L'Italia però ha un'agenda ambiziosa, ha detto Katainen, ma bisogna attuarla, senza dimenticare il consolidamento, parola molto rigorista, significa non perdere mai di vista la solidità dei conti. Insomma, l'Italia ha medicine, ma starà bene solo se le prende, così l'economia avrà una buona spinta, ha concluso Katainen, senza venir meno agli obblighi di educazione nei confronti dei padroni di casa. Smentita l'ipotesi di nuovi impegni scritti richiesti all'Italia, premesso che si sta virando rapidamente verso il tema degli investimenti, la domanda che ci si fa ora è: dove si vanno a trovare i soldi? Risponde Padoan. Quindi la via maestra per la crescita sono più investimenti, soprattutto investimenti privati, anche investimenti pubblici nella loro funzione di catalizzatore e di attivatore di attività private. Ecco quindi la risposta che vale non solo per l'Italia ma per l'Europa. Juncker ha varato un piano di 300 miliardi di euro, molto informali anche questi, fin quando i soldi non saranno nero su bianco. Le riforme saranno comunque il pilastro della crescita e in fondo le giornate milanesi hanno almeno dato un po' di sostanza a quella priorità in cui l'Italia crede e che fa ora parte dell'agenda europea. Crescere. Ma quanto al rigore, irrompete le righe, è ancora molto lontano. Ancora quella parola, crescere. I sindacati sono mobilitati, di fatto la CGIL ha già annunciato la sua contrarietà e poco fa la Camusso si è rivolta proprio al governo, si cambia con le risorse sul lavoro, ha detto il segretario della CGIL e non tagliando. Ma questo pomeriggio dal convegno dell'UDC, dal congresso dell'UDC, anche Bonanni ha usato toni forti, ha detto basta con i palloni gonfiati, sono anni che promettono posti di lavoro e poi non arrivano mai. 1.327 euro, è questo, quando va bene, il salario netto mensile medio di un lavoratore italiano. 331.750 euro è invece lo stipendio mensile di un manager di successo, che dunque guadagna al mese qualcosa come 250 volte di più. Certo, il rapporto sui salari, pubblicato dal laboratorio curato dalla CGIL, con il suo sindacato del settore assicurazione e credito, prende in considerazione lo stipendio di un top manager, ma le cifre in ballo fanno comunque impressione. Circa 16.000 euro netti l'anno per un lavoratore dipendente, contro i circa 4 milioni di euro di un manager affermato. La diseguaglianza, si legge nel rapporto, è il frutto di una progressiva sperequazione di lungo periodo. Nel 1970 infatti un manager guadagnava 20 volte di più di un operaio, mentre oggi arriviamo appunto a picchi che superano le 250 volte. E un giovane negli anni 70 guadagnava mediamente il 10% in più della media nazionale. Negli anni della crisi invece ne porta a casa il 12% ma in meno. E parliamo comunque, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, di situazioni stabilizzate. Un giovane neolaureato infatti, se va bene, oscilla fra gli 800 e 1000 euro mensili, stipendio che rimarrà tale in media fino ai 35 anni di età. Parliamo tuttavia di persone che hanno uno stipendio, perché in Italia è il lavoro a scarseggiare. Tutti promettono posti di lavoro e poi non ci riesce nessuno, ha affermato oggi il leader della CISL, Raffaele Bonanni, che annunciando la discesa in piazza a ottobre anche del suo sindacato ha poi aggiunto basta con i palloni gonfiati che promettono dei posti di lavoro attraverso le riforme. Sono
5 governi di fila che lo fanno. Dicono e poi non esce mai nulla. Noi vorremmo sostenere il Jobs Act, ma qui più che altro dovremmo parlare di Ghost Act. Nessuno conosce nulla di quanto si sta decidendo, afferma, nessuno ha potuto leggere una proposta dettagliata. Interviene anche la segretaria nazionale della CGIL, Susanna Camusso. Non vediamo nulla sulle cose concrete, afferma, non vediamo quel cambiamento in tanti modi annunciato. Ci sembra che si torni alle ricette che i governi precedenti che abbiamo alle spalle hanno attuato per contrastare la crisi. Alta tensione per l'elezione dei giudici della Consulta, è un'elezione che in sé, proprio per quello che sta accadendo, fa vedere in maniera trasparente quali siano in questo momento, diciamo così, le frizioni, le fronde interne sia a Forza Italia sia al Partito Democratico. È saltata perché si è ritirato la candidatura sostenuta appunto da Forza Italia nella figura di fatto di Silvio Berlusconi, di Antonio Catricalà, perché non ha raggiunto alla nona votazione evidentemente il successo, l'incoronazione sperata, e così Catricalà si è ritirato, ha detto non metto a rischio la mia immagine professionale, a questo punto faccio un passo indietro. Dall'altra parte rimane la candidatura di Luciano Violante, che però anche questa è una candidatura divisiva anche all'interno dello stesso Partito Democratico. Lunedì si ricomincia, bisognerà vedere che cosa accade. Nessun contagio nel PD, i democratici restano fermi sul nome di Violante per la Consulta dopo il caos di giovedì alla Camera, quando dopo 9 votazioni andate a vuoto per nominare 2 membri per la Corte Costituzionale si è sfilato dalla corsa Antonio Catricalà, ex presidente dell'Antitrust e sottosegretario alla presidenza del Consiglio con Monti. Proprio il partito che lo aveva indicato, Forza Italia, si è spaccato sul suo nome, ma garantiscono i democratici questo non comporta l'azzeramento dell'altro nome del tandem, insomma la candidatura di Violante non è in bilico, lo blinda il vice segretario Guerini, ha una forte convergenza tra i democratici. Ma la partita si è fatta complessa, ma l'umore trasversali rischiano di esplodere. Sul fronte forzista Brunetta ammette, Violante, vedremo se continueremo a sostenerlo. Forza Italia del resto vive ore difficili. La guerra intestina finora carsica è ormai in superficie, ma soprattutto è salita di livello. Difficile garantire i numeri dopo che per la prima volta Roma si è ribellata platealmente ad Arcore, negando il pass per la Consulta ad un come indicato da Berlusconi. E non viene contestato più solo il metodo, scelte calate dall'alto, ma la linea politica impressa al partito. Quel patto del Nazareno, versione extra large, che ha sterilizzato l'opposizione forzista, nacquando l'identità del partito. Ed ieri il durissimo attacco di Fitto a Maria Rosaria Rossi, fedelissima di Berlusconi. È necessario fare una vera opposizione, rincara la dose oggi l'ex governatore pugliese. Al contrario Brunetta, capogruppo alla Camera, propone a Renzi un governo di salute pubblica o il voto. Scontri trasversali che complicano la ricerca di una soluzione per la Consulta. Cosa fare adesso? Possibile che al posto di Catricalà entri in pista per i forzisti Donato Bruno, che ha incassato 120 voti nonostante non fosse ufficialmente in pista. Ma è possibile anche che il leader innervosito dalla ribellione opti per un blitz. Queste sono ore di trattative. La partita si intreccia con quella per completare il CSM. Questa volta sono i 5 Stelle a mettere nel mirino un nome proposto da Forza Italia, quello di Antonio Vitali. Vitali è imputato a Napoli per falso, dice Di Maio. Possibile che sieda nell'organismo che dei magistrati dovrebbe essere arbitro e giudice? E su tutto questo accusa. Napolitano tace. Certo. Senta, ma crede che la proposta che avete fatto, cedendo sul doppio turno, possa trovare il placet del Presidente del Consiglio? Questo ce lo devono dire loro, mica lo posso dire io. Avete fatto. Massimiliano Latorre è rientrato in Italia, è un rientro il suo a tempo determinato perché il governo indiano ha concesso appunto il suo rientro nel nostro paese per 4 mesi, il tempo per curarsi, pochi giorni fa era stato colpito da una leggera ischemia e poi però dovrà tornare in India. Massimiliano Latorre è tornato a casa. L'aereo militare che ha riportato in Italia uno dei 2 fucilieri del reggimento San Marco, accusati per la morte di 2 pescatori indiani, è atterrato nel pomeriggio all'aeroporto di Grottaglie, a pochi chilometri da Taranto. Un furgone militare con i vetri oscurati, scortato da diverse auto, lo ha portato via insieme ai suoi familiari. Con i parenti e sotto il controllo di un'equipe medica, il capo del nucleo di fucilieri in servizio sulla petroliera Enrica Lexi al momento dell'incidente potrà trascorrere un periodo di convalescenza di 4 mesi per riprendersi dall'ischemia che lo ha colpito a Nuova Delhi quasi 2 settimane fa.
Anche se ad accoglierlo c'erano il ministro Pinotti e il capo di Stato Maggiore della Marina De Giorgi, ha prevalso la linea del basso profilo adottata dal governo Renzi. Una partenza dall'India all'alba, senza telecamere al seguito e una volta in Italia, nessuna cerimonia, nessuna dichiarazione ufficiale, a differenza di ciò che era accaduto negli altri due precedenti in cui i due marò erano rientrati temporaneamente in patria, nel dicembre del 2012 e nella primavera del 2013. La prima volta in particolare con tanto di onori militari all'aeroporto di Ciampino e persino il ricevimento al Quirinale con il capo dello Stato, Napolitano. Un riserbo in questo caso suggerito dagli avvocati che in India seguono l'intricatissima vicenda giudiziaria. Per lasciare andare la torre, i giudici della Corte Suprema di Nuova Delhi, dopo il nulla osta politico del governo indiano, hanno chiesto e ottenuto garanzie scritte sul ritorno del sottufficiale al termine della convalescenza entro il prossimo 13 gennaio. Una sottoscritta dal governo italiano e una dallo stesso La Torre. Presso l'ambasciata italiana di Nuova Delhi, con la qualifica di assistente dell'addetto militare, resta Salvatore Girone. Sotto il profilo giuridico ancora nulla è risolto. È consapevole il ministro Pinotti che questa mattina a Re di Puglia aveva detto: siamo felici del rientro di La Torre, ma non dimentichiamo il lavoro da fare per trovare una soluzione complessiva, diplomatica oppure definita da un arbitrato internazionale, con tempi che in ogni caso si profilano ancora lunghi e incerti. E proprio a Re di Puglia andiamo adesso, dove questa mattina c'è stato in visita il Papa che ha parlato delle guerre, di quanto le guerre stiano distruggendo tutto, non solo gli uomini ma anche i luoghi. Una visita alla sua in Friuli Venezia Giulia per il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Trovandomi qui trovo da dire soltanto: la guerra è una follia. La guerra distrugge. Distrugge anche ciò che Dio ha creato di più bello, l'essere umano. Inizia così l'omelia di Papa Francesco oggi al Sacrario di Re di Puglia in Friuli Venezia Giulia, il cimitero monumentale dove riposano oltre 100.000 soldati italiani caduti durante la Prima Guerra Mondiale, la maggior parte senza nome. Una preghiera per i caduti di tutte le guerre e il passato che diventa presente. La follia della guerra, dice Francesco, che distrugge l'uomo. Lo sguardo è preoccupato, parole amare che rimandano ai nostri giorni, a quella terza guerra mondiale di cui il Pontefice aveva già parlato, combattuta a pezzi. Una guerra con massacri e distruzioni voluta per cupidigia, intolleranza e ambizione al potere. Una guerra giustificata dall'ideologia e in assenza di essa giustificata dalle parole di Caino, l'indifferenza. C'è la risposta di Caino: a me che importa del mio fratello? Tutte queste persone che riposano qui avevano i loro progetti, avevano i loro sogni, ma le loro vite sono state spezzate. Perché? Perché l'umanità ha detto: a me che importa. Ad essere onesti, continua il Papa, la prima pagina dei giornali oggi dovrebbe avere come titolo: a me che importa. L'indifferenza come risposta a tutte le vittime di guerra, di ieri e di oggi, perché dietro le quinte di ogni guerra, ricorda il Papa, ci sono interessi maggiori. Ci sono interessi, piani geopolitici, avidità di denaro e di potere. C'è l'industria delle armi, che sembra essere tanto importante. L'ombra di Caino, dice il Papa, è qui in questo cimitero. Poi una lunga pausa di silenzio e l'invito davanti a questa fortezza della solitudine a fermarsi, a riconoscere i propri errori e a provare dolore. È arrivato il tempo del pentimento, dice Francesco, che coincide con quello del pianto, per tutti i caduti dalla prima grande guerra in ogni tempo fino ai giorni nostri. L'umanità ha bisogno di piangere e questa è l'ora del pianto. E purtroppo in troppe parti del mondo c'è ancora ed è ancora guerra. Parliamo dell'ISIS, tanto per appunto legarci a un tema mondiale, e della minaccia, della nuova minaccia dei terroristi dell'ISIS che in un video hanno minacciato appunto di fare nuove azioni, una minaccia che riguarda l'Occidente e anche naturalmente i cristiani.
Ancora video appelli a nome dello Stato Islamico, delle sue bandiere nere e poi ancora parole dure attribuite a quel che resta di Al-Qaeda. Le minacce di al-Baghdadi, autoproclamatosi califfo dello Stato Islamico, sono rivolte ai paesi che dovrebbero far parte della coalizione militare a guida americana, se non fosse che quali siano questi paesi con certezza non è ancora dato saperlo. Ne parleremo più in là. Insistono intanto quelli del califfato rivolgendosi ai loro adepti. Individuate i vostri obiettivi, dicono, preparate le cinture esplosive ed indossatele. Presto, che osano i miliziani, ci sarà una sorpresa. C'è poi una sorta di dichiarazione di guerra all'Europa e ai cristiani in Siria, apparentemente riconducibile ad Al-Qaeda, e c'è l'ambasciatore iracheno presso la Santa Sede che non esclude da rapporti di intelligence che tra gli obiettivi dell'ISIS vi sia anche Papa Francesco. Infine, l'ISIS chiama all'alleanza i fratelli musulmani di Libia. Oggi l'aviazione siriana ha ucciso 8 terroristi del califfato dopo un raid aereo contro un campo di addestramento nell'area di Deir al-Zur, nell'est del paese. Contro l'ISIS è operativa da oggi un'altra brigata islamica moderata vicino all'esercito di liberazione siriano, alcune centinaia di uomini che si stanno per confrontare con gli integralisti a Raqqa, roccaforte dello stesso ISIS. A Baghdad il premier Abadi ha fatto interrompere i bombardamenti della sua artiglieria nelle zone sotto controllo dei miliziani nemici per evitare altre vittime civili, fanno sapere dalla capitale irachena, mentre a 90 chilometri da Baghdad il governatore di Diyala ha chiesto ulteriori raid aerei all'aviazione americana, che continua le sue missioni, mentre il segretario di Stato John Kerry cerca di comporre l'elenco dei paesi che parteciperanno all'offensiva anti-ISIS. Oggi ha visto l'egiziano Al-Sisi. L'Egitto è paese in prima linea contro il terrorismo. In cambio di 8 elicotteri da guerra Apache, il Cairo ha aderito al piano americano senza però concedere truppe di terra. Altro alleato importante è la Turchia. Erdogan non concederà nulla di più che supporto logistico ai jet americani, mentre la Bulgaria è pronta a rifornire di armi leggere e pesanti le milizie siriane ed irachene che fronteggiano da mesi quelli del califfato. E purtroppo dobbiamo raccontarvi un'altra tragedia del mare che riguarda gli immigrati, una nuova tragedia che si è verificata nelle acque maltesi. Sono stati recuperati 2 cadaveri, 12 superstiti e tra questi ci sono 2 bambini. I primi ad avvistarli sono stati i marinai di un mercantile panamense già carico di migranti e diretto a Pozzallo, 2 uomini che nuotavano in mare. Sono stati recuperati e trasferiti su un elicottero in ospedale. Dopo sono iniziate le ricerche degli altri dispersi. Un aereo della nostra guardia costiera ha avvistato in mare delle persone, prima lanciato dei fumogeni, poi subito dopo una zattera. I migranti ormai sfiniti hanno iniziato a nuotare e sono riusciti ad aggrapparsi. Altri 10 si sono salvati così. Qualcuno però non ce l'ha fatta. Tra i superstiti c'era una bimba di soli 2 anni, è stata in acqua per troppo tempo, acqua fredda, era in ipotermia. Quando è arrivata in ospedale a Creta, i medici non hanno potuto fare nulla per lei, è morta poco dopo. Ed insieme a lei anche un altro extracomunitario. Dal racconto di chi è riuscito a salvarsi, sembra che su quel barcone partito dal Nord Africa ci fossero circa 30 persone. All'appello dunque mancherebbero 16-17 migranti. Praticamente impossibile trovarli ancora in vita. In mare sono stati avvistati dei cadaveri. I sopravvissuti invece sono stati portati tutti in Grecia, alcuni di loro sarebbero molto gravi. Alle operazioni hanno partecipato unità militari italiane, maltesi ed elleniche. L'imbarcazione sulla quale viaggiavano infatti sarebbe affondata a circa 100 miglia dall'isola greca di Creta, a 300 da Malta, in acque internazionali, lì dove ancora arrivano le competenze dell'operazione italiana Mare Nostrum, almeno per ora, visto che Bruxelles ha già deciso di limitare i confini di intervento, quando a novembre prenderà il via Frontex Plus, il nuovo programma europeo per contrastare il flusso migratorio verso l'Italia, quello che affiancherà e poi sostituirà Mare Nostrum. D'altra parte, l'arrivo di migranti è ininterrotto. Tra ieri ed oggi ne sono giunti 400 a Pozzallo, 500 a Porto Empedocle e quasi 1000 a Crotone, tutti recuperati al largo del Mediterraneo dalle nostre navi. Prima di andare in pubblicità vi leggo questa agenzia a proposito di riforme, visto che abbiamo parlato per buona parte del nostro telegiornale di quelle riforme che il nostro paese dovrebbe attuare, parliamo della riforma della giustizia. Ho dato anche una disponibilità a riconoscere una specificità che riguarda la magistratura e da questo confronto potrà venire fuori qualcosa che si può anche tradurre in un emendamento. Sono le parole del Ministro della Giustizia Orlando, il tema è quello
delle ferie dei magistrati e con queste parole Orlando annuncia appunto la disponibilità a eventualmente fare un emendamento e quindi in questo senso rispetto all'impianto originario potrebbe cambiare qualcosa. Ci fermiamo. Allora, non ci sono altre notizie, diamo subito la linea a Lilli Gruber, sue ospiti Simona Ventura e Elisabetta Gualmini. Noi, se volete, ci vediamo domani sera. Arrivederci.